Ben ritrovati da Matteo Agnoletto, siamo qui su Babboleo News, stiamo per andare in diretta con un'intervista, lo state vedendo già dalla telecamera, con Alessandro Di Battista, ancora senza cuffia, Alessandro Di Battista, non dovrei presentarlo, deputato del Movimento 5 Stelle in tour con il suo camper, sta passando e passerà per la Liguria. Intanto benvenuto. Grazie, grazie a te. A Babboleo parleremo nella nostra intervista dei temi, intanto di questo tour, poi dei temi della campagna elettorale, quindi i motivi che spingono un deputato che ha già dichiarato di non ricandidarsi a girare l'Italia per mandare il messaggio del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Poi parleremo anche del legame con il territorio, quindi con la Liguria. Non è la prima volta che Alessandro Di Battista passa da queste parti. Ricordiamo il tour per le regionali 2015, il referendum del 4 dicembre 2016. Alla fine ogni anno sei qua. Sì, mi piace tanto. E poi affronteremo appunto anche il discorso dei candidati locali e quindi quali sono le forze che la Liguria mette in campo, in questo caso per Camera e Senato, per le prossime elezioni. Noi tra 30 secondi siamo in diretta radio, la diretta Facebook la state già vedendo, quindi la potete condividere, potete commentare e seguirci anche attraverso questo canale. So che attraverso i canali di Alessandro Di Battista ci saranno anche delle storie su Instagram, quindi siamo... vorrei dire mainstream, ma ho appena promesso di non usare parole inglesi a caso. Saremo su tanti diversi canali. Ci mettiamo cuffia e microfono e iniziamo. Nella campagna elettorale per le elezioni politiche 2018, tra le varie iniziative dei diversi partiti politici, oggi parliamo di quella di Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle, che a bordo del suo camper sta girando tutta l'Italia, con tappe anche in Liguria, per sostenere il movimento e la candidatura premier del collega Luigi Di Maio. Alessandro Di Battista, che è nostro ospite qui su Babboleo News, quindi benvenuto. Grazie a te, ci possiamo andare del tu, se per te va bene, preferisci del lei. Diamoci del tu, va bene. Subito grazie, regole stabilite. E un saluto a tutti i radioascoltatori liguri. Partiamo dalla peculiarità del tuo tour in camper, partito da Frosinone e caratterizzato da tappe nei piccoli comuni della provincia italiana, quasi fosse il film Made in Italy di Ligabue, Pontedera, Empoli, in Liguria, Sarzana, Busalla, Cairo Montenotte. Come mai questa scelta di evitare i grandi centri urbani? In realtà sono partito da Viterbo, non da Frosinone, vabbè, ma soltanto come puntualizzazione. E io ho visto che ci sono un sacco di paesi e piccole città del tutto abbandonate in questo paese, dove si vivono maggiormente i problemi della mala politica, e quindi mi sono sentito un po' in dovere di andare in questi luoghi a raccontare quel che il Movimento 5 Stelle intende fare. La prima cosa che appare proprio plasticamente è la desertificazione dei centri storici. I centri storici stanno praticamente morendo, ci sono sempre meno negozianti, che tra l'altro sono degli eroi a resistere in condizioni di lavoro e di concorrenza, per me alle volte anche sleale, eccessiva. E quindi per me andare in questi luoghi a diffondere il messaggio della salvaguardia del piccolo, della creazione di una banca pubblica di investimento per sostenere le piccole e medie imprese, anche di una regolamentazione dei grandissimi centri commerciali, della grande distribuzione, me la sento un po' come un dovere, anche perché la desertificazione del centro storico si riconnette anche con un problema di sicurezza, cioè meno cittadini vivono i centri storici, tra l'altro splendidi, del paese più bello del mondo. Non voglio fare il qualunquista, il populista, ma è veramente il paese più bello del mondo. Prima ho visto da qui, dalla vostra finestra, la vista del porto di Genova. Ma Genova è meravigliosa, è più bella per me di Barcellona, però diciamo che non ci sono gli stessi turisti. Ti dicevo che salvaguardare i centri storici ci consente anche di migliorare la sicurezza nel paese, perché più un centro storico viene desertificato e più magari arriva anche la delinquenza di ogni tipo. Non voglio fare nessun tipo di generalizzazione. Hai parlato dei piccoli artigiani, quindi dei piccoli negozi che fungono anche da presidio. Qui vorrei collegarmi con il vostro programma, se ci sono delle iniziative. Spesso se ne è parlato, ad esempio, per regolamentare gli orari, la domenica, giorno di chiusura, cercare di evitare la concorrenza sleale da una parte dei grandi centri commerciali, ma dall'altra anche dell'e-commerce, Amazon e tutto il mondo, di cui poi se ne parla quando escono fuori braccialetti e cose di questo tipo. Un paese funziona quando vi è il primato della politica sulla finanza, quando di fatto la politica comanda. Per cui il compito del 5 Stelle, che non ha nessun tipo di legame o di conflitto di interesse o con la grande distribuzione, con i grandi centri commerciali o
con i grandi siti di e-commerce, appunto, è regolamentare. Nessuno di noi è antimodernista e ha intenzione di chiudere chissà i centri commerciali. Vanno soltanto regolamentati perché vanno tutelati i piccoli produttori, i piccoli commercianti, i piccoli artigiani, perché veramente, oltre al potista della produzione, perché l'Italia è basata sulla piccola e media impresa, investire in piccole e medie imprese significa migliorare anche dal punto di vista sociale il nostro paese e anche evitare disgregazioni familiari alle quali purtroppo si assiste quotidianamente. Per cui, come punto del programma, noi, oltre alla banca pubblica di investimento, abbiamo la diminuzione della tassazione per le piccole e medie imprese e il reddito di cittadinanza che si collega. Guardate, io vado in TV, cerco di spiegarlo, è sempre difficile con i tempi della televisione. Proviamoci a spiegarlo in radio. Non si tratta minimamente di regalare denari a coloro che non vogliono lavorare, né assistenzialismo. Funziona in questo modo. Costa 18 miliardi di euro all'anno e sappiate che i soldi ci sono. Considerate che l'anno scorso Gentiloni ha trovato in 24 ore 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche. Per cui se per le banche i quattrini ci sono, ci devono stare anche per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. Tu, per ottenere un reddito di cittadinanza, se sei un pensionato minimo, passi da 4,40 a 780 euro al mese. Se sei un cinquantenne, un sessantenne, un giovane che è appena uscito dall'università senza lavoro, ottieni un reddito di cittadinanza, 780 euro al mese, però ti devi mettere a disposizione del tuo comune d'appartenenza, lavorando gratuitamente alcune ore a settimana, e inserirti in un centro per l'impiego, imparare magari anche un nuovo mestiere, e nel momento in cui dovessi rifiutare tre proposte di lavoro perderesti anche il sussidio. Questa è una misura economica, perché il cittadino che, appunto, in un paese come Cairo Montenotte, stasera saremo a Cairo Montenotte, perde il lavoro, prende il reddito di cittadinanza, quei soldi magari li spende proprio in quel centro storico, così si rimette in circolo l'economia e il negoziante di quel centro storico avrà la possibilità di assumere magari un ragazzo. Assumi un ragazzo che non prenderà in questo caso più il reddito di cittadinanza e quella misura, quel sussidio, va ad un altro cittadino. È una manovra economica che ci consente quantomeno di provare a mettere fuori legge la povertà, perché è intollerabile vivere in un paese che avrebbe tutto, ma dove ci sono milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. Hai citato, e poi i ragazzi che possono venire assunti, quindi un circolo virtuoso. A questo punto però c'è un altro dibattito, quello sul tema del lavoro. Ne veniamo da una politica di Jobs Act e misure che hanno portato a un aumento degli occupati, questo dice l'Istat, poi si va sempre a sottolineare la qualità di questi occupati, vengono conteggiate anche persone che lavorano 4-5 ore al mese. Come migliorare allora la qualità dei posti di lavoro? Con quali proposte voi cercate di migliorare appunto il mondo del lavoro, soprattutto per i più giovani? Appunto, sostenendo le imprese con una banca pubblica sul modello tedesco, sviluppando il reddito di cittadinanza e banalmente anche con dei piani di sviluppo totalmente innovativi. Questo è un paese che negli ultimi anni si è basato esclusivamente sul petrolio, ma oggi devono sapere i cittadini e i radioascoltatori che le fonti fossili non producono più posti di lavoro, ne producono molti pochi. Il Movimento 5 Stelle ha sviluppato un piano energetico nazionale per uscire da quel 2050 dalle fonti fossili, e questo produrrebbe posti di lavoro non soltanto per un vantaggio ambientale e di salute pubblica per i cittadini. Abbiamo studiato e vi comunichiamo un dato che è incredibile: se tu investi 1 miliardo di euro dei soldi dei cittadini in fonti fossili, produci 500-600 posti di lavoro. Se lo stesso miliardo lo investi in fonti rinnovabili, produci 16.000-17.000 posti di lavoro. Così come il dissesto idrogeologico: questa è una regione dove ci scappa il morto se piove, non soltanto la Liguria, ma la Liguria da questo punto di vista, per quel che concerne la cementificazione, grandi opere inutili, è veramente messa male. Ecco, investendo per contrastare il dissesto idrogeologico, non soltanto eviti magari qualche morto all'anno per pioggia, ma soprattutto, non soprattutto, ma contestualmente produce anche posti di lavoro, e quindi permette magari a tanti cittadini liguri, giovani liguri, di non fuggire a Londra a fare il lavapiatti, ma a lavorare per il progresso della propria regione. Sono delle idee che penso tutti quanti stanno promettendo da 30 anni. Noi vogliamo soltanto un'occasione, vogliamo essere messi alla prova, non avendo conflitti di interessi con grandi, grandissimi lobbisti, grandissimi industriali, qualche lobbista del petrolio. Pensiamo di essere gli unici in grado di realizzare un piano energetico nazionale e contrastare il dissesto idrogeologico, occuparci di efficientamento energetico, tutti i settori estremamente sviluppati all'estero che qui in Italia trovano difficoltà ad avviarsi perché, ripeto, esiste conflitto di interessi tra politica e grandissima industria. Abbiamo ancora un minuto prima di finire il nostro primo blocco di questa intervista e le voglio chiedere perché questa decisione di girare in prima persona con un camper a fare campagna elettorale proprio quando poi non riguarda in prima persona la campagna elettorale, non riguarda Alessandro Di Battista che da maggio sarà un libero cittadino, quindi non più candidato. Edoardo, tra l'altro, era il nome che avevamo scelto per nostro figlio, per mio figlio, prima di... un lapsus, esatto, quasi familiare. Di chiamarlo Andrea. E proprio per questo, per me la politica è la più alta espressione di, di,
di lavoro collettivo, una splendida cosa, anche se ce l'hanno rovinata. A me la poltrona mi andava un po' stretta, onestamente, voglio fare altro nella vita, ma mi sentirei tutelato nel vedere Luigi Di Maio presidente del Consiglio, Movimento 5 Stelle al governo. Per cui mi sto dedicando e spendendo in camper, perché ora sono un papà di famiglia, i tour passati li ho fatti in motorino, ora non posso più perché ho la famiglia al seguito, un mese fuori casa senza mio figlio e mia compagna mi mandava di starci, ma è opportuno per me combattere e far capire che si può fare politica anche di fuori dal palazzo. Io credo di aver dimostrato che si può avere credibilità. Nel 2014 dissi, qualora arrivassimo a fine legislatura non mi ricandiderei, e così ho fatto. Noto che i politici o i politicanti tradizionali, da Renzi alla Boschi, dichiararono appunto abbandoneremo la politica in caso di referendum, e stanno ogni giorno a pontificare, o addirittura per avere il posto sicuro si fanno candidare dovunque, anche a Bolzano, pure se sono nati in Toscana. Questa è la differenza di credibilità. Ora andiamo ad aggiornarci su cosa succede in Liguria, 100 secondi di aggiornamenti e poi ritorniamo in compagnia di Alessandro Di Battista. Allora, siamo ancora in diretta a Facebook, abbiamo un minuto di aggiornamento di notiziario, poi riprendiamo la nostra intervista. Posso chiederti un pochino di acqua, è possibile? C'è? Sì. Ce l'abbiamo? Allora, quindi... Grazie. Aspetta. Queste... No, pure quella aperta, non c'è problema, pure quella aperta. Ok. Grazie. Che bello. Ora ti devi candidare in Liguria adesso. Cambio idea. Noi come regola abbiamo che ti puoi presentare soltanto nel tuo territorio di riferimento. Che è una cosa pure giusta, no? Perché tu conosci meglio quel territorio, hai un rapporto più diretto con i cittadini. Sì, ha un senso. Ha un senso. Allora, vabbè, ma attacco. Ripartiamo poi magari quando faccio la prossima domanda. Va bene. Abbiamo... Grazie, Daniele. Oh, grazie. Grazie, Daniele. Non abbiamo pranzato, ci andiamo a fare un pezzo di focaccia. Dove ci consigli? In posto qua sotto? Te lo dico finita la trasmissione. Ok. Su Babboleo News siamo in compagnia di Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle in tour per l'Italia e per la Liguria con il suo camper per la prossima campagna elettorale per le politiche del 4 marzo. Alessandro Di Battista, insieme abbiamo affrontato alcuni dei temi di questa campagna, del programma del Movimento 5 Stelle. Saprà che vicino ai temi spesso, anzi i temi sono coperti dalle polemiche, allora io le voglio chiedere una cosa che in tanti vi accusano di essere poco competenti. Dicono il Movimento 5 Stelle, è vero, sono giovani, sono onesti, ma non hanno competenza. Voi siete stati i primi parlamentari nel 2013 a entrare a Camera e Senato. I prossimi, per i prossimi, c'è qualcosa a livello di formazione che avete preparato per evitare che vengano accusati anche loro di essere impreparati, di non sapere le regole? È vero che quando entrammo nel 2013 non avevamo un'esperienza istituzionale, avevamo un'esperienza politica, perché si fa politica, ripeto, anche al di fuori dei palazzi e delle istituzioni. Considerate che il prossimo giro, la prossima legislatura, ci saranno tanti parlamentari, qui mi hanno accompagnato Simone Valente, Sergio Battelli, due parlamentari liguri che hanno fatto un lavoro straordinario nella Commissione Cultura per quanto riguarda le proposte sullo sport, per mettere mano al conflitto di interessi nelle federazioni sportive. Ecco, loro due, me lo auguro, molto probabilmente saranno i nuovi deputati, per cui al prossimo giro ci saranno deputati che hanno già fatto un'esperienza importante all'opposizione 5 anni e alcune persone nuove, tra l'altro persone estremamente esperte. Però io proprio rigetto, non ce l'ho con te, però rigetto al mittente la polemica sulla competenza. Io ho visto competenti bocconiani in questi anni massacrare i pensionati. Cioè, la politica non è così difficile, occorre avere delle idee chiare, senz'altro onestà, un prerequisito, ma soprattutto quella libertà per portare avanti determinate proposte senza legami con i finanziatori che ti finanziano le campagne elettorali. Cioè, ho visto i competenti che hanno votato leggi incostituzionali. Io non ho mai votato una legge incostituzionale. Ho visto i competenti massacrare i lavoratori con il Jobs Act. Ho visto i competenti
distruggere la sanità pubblica. E ho visto i competenti dirci in questi 20 anni che con l'austerity saremmo usciti dalla crisi o avremmo diminuito il debito pubblico. Oggi il debito pubblico è più alto rispetto a 20 anni fa. Ecco, questi sono i competenti. La storia della competenza è veramente ridicola. I competenti a Roma ci hanno lasciato Roma con 15 miliardi di euro di debiti. I competenti stanno qui in Liguria. Toti vuole trasformare la Liguria, non lo so, in una bisca nazionale, evitando che entri in vigore una legge importante per contrastare questo cancro che è il gioco d'azzardo e che produce povertà, perché il gioco d'azzardo in questo paese sta producendo povertà. Questi sono i competenti. Noi non abbiamo mai governato, abbiamo fatto un ottimo lavoro all'opposizione e chiediamo ai cittadini di metterci alla prova. Siamo a Genova, una città che è croce delizia per il Movimento 5 Stelle. Delizia, la città di Beppe Grillo, quindi in un certo senso l'ideatore di questo movimento, croce per quello che è successo l'anno scorso durante le elezioni amministrative, prima delle elezioni amministrative, con il caso Genova, appunto, Marika Cassimatis, Luca Pirondini, la doppia candidatura, i ricorsi, i controricorsi che continuano ancora adesso sull'attribuzione del nome e del simbolo. Cosa avete imparato dall'esperienza dell'anno scorso del caso genovese? Io sono sempre molto sincero. Il Movimento 5 Stelle è una forza politica che è cresciuta tantissimo e cresciuta anche molto velocemente, senz'altro per meriti propri, ma anche per demeriti altrui. Questa è la verità. Cioè, se i partiti politici fossero comportati bene negli ultimi 30 anni, il 5 Stelle probabilmente neanche sarebbe nato. Per cui è evidente che quando tu diventi nel giro di pochissimo tempo una forza politica di massa, oggi siamo la prima forza politica del paese, è normale che tu debba aggiustare alcune cose. Per cui immaginate, ci sono problemi in un condominio, no? Magari si litiga in un condominio per l'altezza della siepe, è impossibile che non vi siano delle problematiche da risolvere in una forza politica di massa. Ciò nonostante, poco a poco miglioriamo la qualità dei nostri candidati, miglioriamo il nostro programma, impariamo grazie all'esperienza cose nuove. Oggi credo appunto che i sondaggi, ai quali io poi credo relativamente, dimostrino quanto evidentemente il lavoro che abbiamo compiuto in questi 5 anni, nonostante qualche errore che senz'altro abbiamo fatto, ma gli errori del 5 Stelle sono questi. Non è che qualcuno di noi, ripeto, ha votato delle leggi che hanno massacrato i cittadini, candida delinquenti o condannati o inquisiti, oppure ha messo le mani nelle tasche dei cittadini. Anche ai detrattori, a coloro che ogni giorno trovano una scusa per non votare il Movimento 5 Stelle, perché alcuni italiani per me sono del Movimento ma devono ammetterlo a loro stessi e trovano sempre una scusa per non votarci, io mi rivolgo a loro, dico che anche a costoro il 5 Stelle li ha fatto risparmiare decine e decine di milioni di euro. Quello che noi abbiamo fatto in questi anni è tutelare, salvaguardare i risparmi dei cittadini italiani, e questo penso che ce ne debba andare il merito anche coloro che, anche legittimamente, ognuno fa quel che vuole, non voteranno mai il Movimento. Venendo alla Liguria, lei è già passato più volte da questa regione per la campagna delle regionali 2015, il referendum del 4 dicembre 2016, questa campagna elettorale per le politiche del 2018, che aneddoto si porta dietro tra i più curiosi? Magari amplio anche la domanda, non da politico, magari era passato in gioventù da queste parti. Sì, in gioventù ci sono venuto a vedere qualche partita della Lazio, tra l'altro mi ricordo anche, se non sbaglio, un Genoa-Lazio 2-3, non me ne vogliono i tifosi genovani, perché poi domani si gioca, se non sbaglio, Lazio, sì. Segnò, mi pare, Signori all'ultimo minuto 3-2, ma mi ricordo anche tante altre sconfitte con il Genoa storico di Scura, via Aguilera e Branco, che tirava quelle punizioni incredibili. Un aneddoto invece come politico, come parlamentare, 2 anni fa, quando feci il tour in motorino, arrivai a Santa Margherita Ligure e a un certo punto venne verso me un signore, urlava, avrà avuto 60 anni, io pensavo fosse un renziano che era contrario appunto alla nostra battaglia per il no del referendum. Invece era un cittadino che si avvicinò e mi voleva dare 50 euro per mettere benzina. E mi disse: questi sono i soldi, prendili, metti benzina. Io gli dissi: no, non posso accettarli, faccio una donazione al Movimento. E lui non mi ci disse, stanno sulla moto 50 euro. Lui mi disse: sei un mio dipendente in Parlamento, hai l'obbligo di prendere i miei soldi. Ecco, io quel momento non li presi, gli chiesi appunto di fare una donazione al Movimento, però pensai: evidentemente qualcosa veramente di incredibile sta succedendo, perché io, un cittadino che rincorre un politico per dargli soldi e il politico che dice non li posso accettare, non l'avevo mai visto in precedenza. Anche perché il rapporto di solito sono monetine tirate o un rapporto con i soldi un po' più controverso. Esatto. Per chi segue Alessandro Di Battista sui social, soprattutto su Instagram, l'ha visto in questi giorni anche cantare e suonare, soprattutto su Paz.
Sarracino e altre canzoni anche della tradizione partenopea. Siamo in Liguria, abbiamo una tradizione di cantautori di tutto rispetto, da Fabrizio De André in poi, in su o in giù, a seconda dei gusti. La vedranno ti vedranno suonare, cantare ma anche qualcosa di Faber. Ho strimpellato perché eravamo in una pizzeria napoletana, se non sbaglio a Pontedera, e ho strimpellato un po', e magari io sono un grande fan di Fabrizio De André, e forse uno dei miei pezzi preferiti in assoluto è Il Testamento di Tito, a cui complimenti, perché voi avete una tradizione culturale appunto per quanto poi riguarda la canzone, i cantautori genovesi, che è incredibile. Pensate che, come si chiama quel libro, i racconti, come si chiama, l'antologia di Spoon River, che insomma un libro di poesie, epitaffi eccetera eccetera, dal quale poi De André prese l'idea per scrivere quell'album, non mi ricordo, Non ha l'amore né il denaro, esatto, con quei pezzi che sono Il Chimico, Il Giudice, Il Malato di Cuore eccetera eccetera. Mi pare che posso sbagliare, però, che la traduttrice di quel libro dall'inglese all'italiano, la Pirovano. Ah, questo sai tutto, no? Poi lesse, ascoltò le canzoni di André e disse che erano addirittura più belle delle poesie originali dello scrittore. Non ce ne voglia Edgar Lee Master in questo caso. No, ma è incredibile leggere. Alle volte a me piace proprio prendere i pezzi di André e leggerli, perché sono... Poi, come si chiama quell'altro? Se ti tagliassero a pezzetti, però tu sei un fan. Il vento li raccoglierebbe. Possiamo anche fare un karaoke, ma non voglio farlo. È un'altra canzone incredibile, una poesia fantastica. No, vorrei poi sentire Di Battista cantare De André, anche perché ormai l'accento laziale è stato sdoganato da il bravissimo Marinelli, che sta interpretando in questi giorni al cinema, poi lo vedremo in televisione, Il Principe Libero, Fabrizio De André, quindi penso che ti perdonerebbero l'accento anche cantando De André. Chiudiamo con il futuro. Alessandro Di Battista cosa farà da grande? Stasera sarò a Cairo Montenotti insieme a Simone Valente, Sergio Battelli, Matteo Mantero, colleghi eccezionali. Tra l'altro Matteo Mantero è il primo firmatario della legge sul biotestamento e ha anche fatto un lavoro enorme appunto contro il gioco d'azzardo, perché è veramente una tassa sulla disperazione. Per quanto riguarda il dopo la campagna elettorale, io probabilmente a giugno partirò per la California, da lì scenderò con la mia famiglia per tutto l'Oceano Pacifico, raccogliendo storie, informazioni sulla politica internazionale, su tematiche sociali internazionali. Voglio un po' tornare al mio mestiere, prendermi un po' un anno di studio, di approfondimento della politica internazionale, io la definisco la politica del possibile, studiare meglio qualche altra lingua e magari tornare più formato e informato di prima. Rimanendo sempre attivista del Movimento sempre. 5 Stelle? Sarò il primo attivista, perché per me il Movimento è la mia seconda pelle e credo che appunto l'impegno che ci sto mettendo, no? Al di là delle idee di ognuno, ognuno ha le proprie idee, ci sto mettendo in questa campagna elettorale da non candidato, pur avendo avuto il posto assicurato in Parlamento, dimostri quanto evidentemente io creda fermamente nel Movimento 5 Stelle, nel suo programma e nelle sue idee. Grazie per essere stato con noi ad Alessandro Di Battista. Grazie a te. Così a cappella un pezzo di Faber? No, lo sbagliare la tonalità, ogni cosa, meglio di no. Meglio... Allora ci sarà già un invito per un secondo appuntamento dove dovrai prepararlo. Va bene. Matteo Agnoletto, Baboleo News, cosa succede in Liguria? Ok, perfetto, salutiamo chi ci ha seguito sui Ciao social. A tutti.